ribadire un po' qual è la posizione della rete nei confronti delle frontiere, delle deportazioni e anche del campo che a breve aprirà Como. La posizione della rete nei confronti delle frontiere lo dice la parola stessa, senza frontiere. E così come è ribadito anche nei nostri comunicati, e noi diciamo che l'unica possibilità di alleggerire le frontiere è quella di aprire le frontiere. E più volte abbiamo anche ribadito questo anche in occasione ad esempio dell'incontro Ambrosetti a Cernobbio, che mentre in tutti gli incontri si parla per il futuro diciamo del mondo di libera circolazione delle merci e dei capitali, noi continuiamo a ribadire che non c'è futuro per l'umanità se non c'è la libera circolazione degli esseri umani. In tutto questo periodo noi abbiamo assistito anche in stazione alla mobilitazione di molti e molte giovani e giovani volontari, e abbiamo notato che c'è qualcosa che accomuna questi giovani volontari con i giovani migranti, perché l'età media di questi migranti è bassa, molti sono anche minorenni. Ed è quell'energia positiva di avere un futuro, di realizzare un po' il loro progetto di vita, di avere la possibilità di essere liberi di spostarsi attraverso le frontiere. Ma siamo anche consapevoli che mentre per i giovani volontari questa libertà di spostamento c'è, per i migranti e le migranti no. Quindi la nostra prima battaglia sarà comunque sempre quella di fare un'azione di pressione anche a livello mediatico, con delle iniziative affinché sia il governo nazionale che il governo europeo riveda i trattati attualmente in essere e apra cordoni umanitari che permettano alle persone di arrivare nei luoghi da loro prescelti per la loro destinazione finale. Da luglio inoltre siamo tutti testimoni di quello che succede nelle frontiere. Avrete sicuramente letto il rapporto dell'ASGI, che è l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, quindi non starò qua a citare tutti i diritti che sono stati violati, ricorderò semplicemente che di quasi 7.000 respingimenti che sono stati effettuati, 600 hanno riguardato i minori non accompagnati. Oltre all'esplicita violazione di diritto, nonostante tutti gli accordi a livello europeo, molti migranti, e tra questi anche molti minori non accompagnati, sono stati trasferiti con dei pullman, con una frequenza sempre più assidua, da Chiasso tendenzialmente all'hotspot di Taranto e anche pari della Sardegna. E questi trasferimenti forzati hanno solo la finalità appunto di alleggerire le frontiere. I migranti vengono fatti salire forzatamente sui pullman senza che venga data loro nessuna spiegazione né rispetto a quello che sta succedendo né rispetto alla destinazione. Non sono presenti mediatori linguistici che possano permettere una comunicazione tra i migranti e gli agenti di custodia. Questa pratica è assolutamente inutile, perché abbiamo visto che nel giro di pochi giorni molti migranti ritornano a Como, e inoltre è una pratica molto costosa, in quanto chiaramente oltre al costo del pullman, dell'autista, della polizia che scorta, del carburante e quant'altro, ogni pullman praticamente viene ad avere un costo di circa 5.000 euro. Nel nostro volantino abbiamo fortemente ribadito che questo sta avvenendo davanti ai nostri occhi e non vogliamo essere complici.
di questo sistema che adotta queste pratiche ingiustificabili oltre che non rispettose dei diritti delle persone. Riteniamo che il campo di accoglienza temporaneo non è la soluzione. E siamo consapevoli che per i migranti l'andare nel campo diventa un'inutile perdita di tempo rispetto al loro progetto di vita, che la loro preoccupazione e anche la nostra preoccupazione è che per stanchezza o per rassegnazione smettano di essere soggetti attivi e anche protagonisti come lo sono stati in tutto questo periodo della stazione e comincino anche a pensare che il loro progetto di vita diventi un'utopia non realizzabile. D'altronde loro sanno benissimo, perché sono informati, quali sono i dati a livello nazionale, questi dati sono chiari, la possibilità di relocation riguarda soltanto una bassissima percentuale di persone, le pratiche per veder riconosciuta la domanda di asilo sono molto lunghe e farraginose, spesso alla fine della procedura c'è il diniego. Anche per coloro che vedono riconosciuto diritto d'asilo, viene riconosciuto il diritto d'asilo, nel momento in cui hanno in mano questo riconoscimento vengono completamente abbandonati a se stessi e quindi molti di loro li abbiamo ritrovati in stazione col permesso di asilo, ma senza una casa, senza una prospettiva di inserimento sociale, quindi li ritroviamo in questi insediamenti informali e siamo però consapevoli anche che il campo, pur non essendo una soluzione, è un'alternativa allo sgombero dell'area della stazione e per questo cercheremo insieme a tutti i volontari che in questo periodo hanno collaborato e si sono fatte parte attiva per cercare di soddisfare i bisogni dei migranti, dove purtroppo il loro primo desiderio, il loro primo bisogno non potrà essere soddisfatto, cercheremo comunque di fare in modo che tutte quelle istanze che sono state accolte dal prefetto nelle nostre proposte vengano rispettate. E non approveremo incondizionatamente a scatola chiusa quanto accadrà nel campo e nemmeno interromperemo il nostro impegno affinché si trovino delle soluzioni più giuste e più dignitose non solo a livello locale ma anche a livello nazionale ed europeo. Noi continueremo a ribadire queste nostre posizioni e le ribadiremo anche oggi pomeriggio nella festa che terremo al monumento della Resistenza, non a caso, ma al monumento della Resistenza in un grande abbraccio con questo monumento che ha un significato non solo per quello che è accaduto in passato, ma per quello che sta accadendo anche oggi. Scusate se intervengo di nuovo, ho dimenticato di dire una cosa importante che...